sei struccata? Sono uscita di fretta. Enrico ti avrà detto che gli piaci così. Semplice, naturale. Ma non è vero. Mi avrà voluta punire tradendomi con una donna che è il mio esatto opposto. Ma io sono qui adesso. E tu senza trucco non sei naturale. Sei solo sciatta. Finalmente siete arrivate. Enrico, non essere severo con Lisa. Con tutti i figli che ha, è già un miracolo che sia qui. Ehi, la signora Gloria Imperato ha appena perso un figlio. Morto precipitando dal balcone di un albergo durante una gita scolastica. La signora è oggi qui per fare causa contro i colpevoli. Le mie condoglianze, signora. È una cosa terribile. Io mi occuperò del caso insieme a Lisa. Tu avrai un sacco di divorzi da seguire. Se vuoi, posso aiutarti. Mio padre era un bastardo. Decideva lui chi meritava il suo affetto e chi no. Io sono come lui. Non sopporto chi mi vuole forzare. No. Soprattutto se è qualcuno che mi ha ferito. È un caso che riguarda degli adolescenti, quindi Lisa è molto più adatta di te. Prego. Eccola, Sara Zanier. Grazie, Sara, di essere qui con noi, veramente. Grazie. Perché oltre ad essere una grande attrice, una delle mie preferite, lo dico assolutamente senza imbarazzo, è anche una donna straordinaria, perché riesce ad avere, guarda, io ti dico quello che penso, lo sai, tu riesci ad avere con il tuo lavoro, che è un lavoro comunque di lustrini, di paillette, no? di telecamere che si accendono, di quella lucina rossa, che può anche destabilizzare, un rapporto invece estremamente sereno. E questo da sempre, perché la conosco da tanti anni. Quindi hai attraversato tante fasi della tua carriera, sempre costantemente, come dire, sostenuta, alta, ma sei rimasta la ragazza che eri, secondo me, quando hai cominciato. Questa è la mia impressione. Sì, devo dire che è così, anche perché insomma questo lo considero il mio lavoro, che è poi la mia passione, ma faccio di tutto per tornare alla vita normale. Io ho una bimba, vivo in un posto in cui ho un giardino, ho un cane, un gatto, insomma quello che mi tiene ancorata a terra è quello. Sì, è la realtà delle cose. Senti, Sara, ma come hai deciso di fare questo mestiere? Ma io in realtà pensavo di fare tutt'altro. Volevo fare il medico, mi ero iscritta a scienze infermieristiche. Iniziai come modella a fare dei lavori per mantenermi, sono sempre voluta essere molto indipendente. E poi mi capitò l'occasione, facendo un programma, di girare, di essere su un set. E da lì è partita la scintilla e ho detto, fermi tutti, voglio fare questo. E ho iniziato a studiare, mi sono iscritta a Roma in un'accademia e poi i primi provini. E poi è partito. Sì, esatto, ho iniziato tardi in realtà. Con grande naturalezza. Sì. Beh, tardi, no? Tardi. Beh, 24-25 anni, non ero proprio anni, di solito. Vabbè, insomma, sì, sì. Perché tu dici chi è il fuoco sacro ce l'ha magari da quando è adolescente. Che adolescente sei stata? Ma ero un adolescente, non ho dato molti problemi, non ero così ribelle, ho avuto degli screzi, come insomma normalmente si ha, però devo dire che i miei genitori sono stati molto bravi. Noi siamo in quattro, siamo due maschi e due femmine. Poi c'è anche Manuela, tua sorella, anche Manuela, che è mia sorella, che ha fatto un po' da apripista verso questo nel mondo. Nel mondo dell'arte, sì, è vero. Sì, sì, sono stata sempre abbastanza libera di sbagliare, perché i miei ci hanno sempre molto responsabilizzati in questo realtà. Questo è molto bello, libera di sbagliare. Sì. E con tua figlia Sole, che ha 10 anni, che mamma sei? Ma penso che inconsciamente cerco di ripercorrere le orme, no, dei miei genitori. E sono una mamma molto presente, non sono un'amica, nel senso che oggi si dice molto, no, devi essere amica, amico dei tuoi figli, perché cioè lei sa che può contare su di me, che mi può raccontare qualsiasi cosa, cerco di non essere giudicante. Lei ha 9 anni, insomma ancora piccola, però voglio essere una guida. Non voglio essere l'amichetta con cui può fare tutto. Cioè ci tengo e molto che sia mamma educata. Attrice, che sia... per esempio, per Sole, che modello è? Chi lo sa, bisogna chiederlo a lei. Lei ti ti riguarda, ti va a cercare. Lei adesso... Io, per esempio, ti cerco sempre su RaiPlay perché mi piace rivedere tutte le tue fiction. Ma che bello, grazie. Sole... Lei adesso inizia a guardare delle cose. Quando era più piccola non voleva. Perché? Ma non lo so, perché vedeva in TV e diceva no,
voglio vedere, andava di là a giocare. Perché probabilmente forse quando perché hai qualcuno in casa... le portava via la mamma? Chissà, chissà nella sua testa. Tu ci sei stata tanto con lei? Sì. Ci stai tanto? Ci sto tantissimo, perché questo lavoro comunque ti impegna, ma hai dei lunghi momenti in cui ma non ti ha lavori. Costretto l'essere mamma di sole anche ad alcune rinunce? Assolutamente sì. Cioè, fai delle scelte anche diverse. Qual è il lavoro a cui hai detto no? Se ci sono dei lavori che ti costringono a star fuori molto tempo... Nome e cognome di questo lavoro che magari hai... No, non posso farlo. Però, ad esempio, a livello teatrale, che a me piace molto, oggi farei più fatica. L'ho fatta una tournée teatrale quando lei aveva un anno e mezzo. Te la sei portata dietro? Me la sono portata dietro, ma è abbastanza faticoso. Cioè hai fatto comunque dei lavori bellissimi. Guardiamo un altro pezzetto. Qui c'è anche Il Restauratore, che è un'altra fiction che a me piace molto. Via. Suo padre ha sbagliato. E al posto suo anch'io avrei sbagliato. E forse anche lei. Che cosa? Rovinarmi la vita? O privare mio figlio di suo padre? Cosa? Il marito che picchia la moglie e che poi potrebbe picchiare anche il figlio. Ti va di venire a cena da me stasera? Stasera? No, non posso. E domani? Domani no, domani non posso. Ho capito, dai. Non ti interessa. Sei innamorato di Eva? Di Eva? No! No, ma tu sei pazzo, no, per l'amor di Dio. Silvia, io esco da una storia molto lunga, capito? Con una ragazza che si chiamava Silvia, pure lei. Allora adesso avrei bisogno di stare un periodo proprio solo, senza Silvia, senza Eve, senza nessuno, solo. Capitano, le posso parlare? Ah, ancora lei, eh? Vuole colpirmi un'altra volta? No, ascolti, capitano, lei mi deve aiutare. È vero che non dirà niente a Gualtiero del nostro piccolo segreto? Senta, mi scusi, ma io sono sempre un capitano dei carabinieri, eh? Lo sapevo. Si vede che lei è uno serio. Non come dice Gualtiero. Come? Che dice Gualtiero, scusi? Che lei è figlio di un colonnello e quindi... Ma sono cose che si dicono senza significato. Ah, dice così il PM, eh? Sì, ma non fraintenda. Gualtiero è fatto così. È uno che si è fatto da solo con forza e determinazione. E io invece... Senta, lasciamo stare. Perché si è inventata tutta questa storia del maniaco? Perché io quel giorno ero da un editore a Roma a presentargli un mio libro. Perché vorrei tanto scrivere favole, favole per bambini. Tantissime fiction, tante, veramente tante. Qual è stato, diciamo, il compagno di set che è rimasto amico? O la compagna di set che ti è rimasta amica? Simone. Simone Montedoro è una persona fantastica, siamo rimasti in contatto, poi anche Barbara Clara con cui ho fatto 100 vetrine, insomma sono rimasta in contatto con poche persone. Cioè si creano delle persone. Amicizie nel set. Sì, assolutamente sì. E poi tu sei, secondo me, un carattere molto armonico, molto dolce, quindi riesci, non hai grandi conflitti, vero? No, mai conflitti? No. No, però seleziono. Seleziono, sì. Cioè a priori agisci bene o male prima. Con tutti, sono gentile con tutti, però insomma seleziono. E fai molto bene. Allora, domande ragazzi, partite. Chi parte? Alessio Perrone, vai. Ciao Sara. Ciao. Durante la tua carriera artistica, la bellezza quanto ha influito? E più in generale, pensi che possa essere più un vantaggio o uno svantaggio essere bella? Però. Che bella domanda. Senti che bella domanda della generazione Z, eh? La bellezza quanto ha influito? È chiaro che... Oddio, io non mi sento così bella. Però è chiaro che la bellezza in qualche modo ti può aprire... Cioè, la prima cosa che tu vedi è l'impatto estetico, no? Quindi, da una parte ti può aprire delle porte, dall'altra ti porta a dover dimostrare il doppio. Il doppio. E perché questa, secondo me, è la risposta giustissima. In giustissima. Automatico, alle persone no, viene da dire, vabbè, questa no, è bella, questa è solo ma non bella, balla, no? Ma non come balla. Si dice, esatto. Jenny Pacini, conduttrice di Rai Gulp. Rispetto alla scena che abbiamo visto prima dove sei con Vanessa, ti volevo chiedere, lì diciamo reciti nei panni di una donna un po' ispida in non quel momento, capo, sei un guanciale. Po' competitiva, ecco, in quel frangente, in quella scena che abbiamo visto, ecco, quanto è importante la solidarietà femminile, ma già diciamo nel periodo proprio adolescenziale? Beh, io ho delle amiche, le mie migliori amiche, che insomma, anche se non ci vediamo quasi mai, me le porto dietro dall'adolescenza, da una vita. La solidarietà femminile è fondamentale. Non è facile perché, non so, tra donne c'è sempre più competizione, no?
Dipende poi da... Non è proprio una cosa istintiva. Io esatto. per esempio sviluppo solo simpatie con le donne. Esatto. Cioè è una cosa proprio che mi viene naturale. Però non è da tutto. No, anche perché... Ci si deve lavorare. Sì, però è immotivata la competizione. La competizione è motivata. Perché certo. tanto ognuno ha le Bisognerebbe sue caratteristiche. Bisognerebbe fare networking, sì, esatto. sono d'accordo. Sì. Andrea, Pala. Ciao Sara. Ciao. Io ti volevo fare una domanda un po' più intima. Diciamo che nei momenti no, nei momenti più dolorosi, chi oppure che cosa magari ti tira su in quei determinati momenti? Nei momenti no più dolorosi della mia vita o della carriera? Della tua vita. Allora, io devo dire che sono una persona di base molto entusiasta e abbastanza ottimista. Sono cambiata negli anni, perché poi anche un figlio ti cambia, ti porta ad essere molto più realista. Nei momenti no, devo dire che mi circondo delle persone a cui voglio bene. Fondamentalmente le relazioni sono fondamentali. Perché cioè l'amore che ti salva sempre. Quella forza in più per non dire mai basta. Allora, grazie di cuore a Sara.